Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Harry Potter Hogwarts Mystery. Allora, come vedete abbiamo un po' più di energia perché abbiamo fatto un po' di cosine. Mentre non ero collegato, ho fatto un po' di cosine e mi ha dato 10 punti in più. Piccola cosa in più che vi volevo dire. Allora, il Porlock nel frattempo è quasi diventato nostro super amico, esattamente come lo Snaso. Attenzione. E via. E facciamo anche creare un legame. Guardate com'è tutto contento. Ok. E ci siamo presi un po' più di energia. Allora, stavolta andiamo nel corridoio con Rowan. Vediamo un po' che cosa scopriamo in questo corridoio. Raggiungi Rowan. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo scoprire cosa è successo a Ben e se questo corridoio nasconde qualcosa che porta le sale maledette. Trovare quelle sale è la mia unica possibilità di trovare mio fratello. Fai solo attenzione, Van, non abbiamo idea di cosa potrebbe apparire quando lancerai questo incantesimo. Ok. Il famoso reveglio che abbiamo appena imparato. To, 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 to. Eccellente. Reveglio. Wow, ragazzi. Parla proprio di Merlino, Van. Ha rivelato una scalinata segreta. È la stessa scalinata della mia visione. E molto probabilmente la stessa scagnata del messaggio che abbiamo trovato inciso nel ghiaccio maledetto. Dove credi che porti? Non ne ho idea. Cosa credi che dovremmo fare? Andiamo, facciamo attenzione, diciamolo a un professore. Andiamo. Andiamo a scoprirlo, potremmo finalmente essere vicini a trovare la nostra prima sala maledetta. Abbiamo appena scoperto una sezione inesplorata di Hogwarts, Van. Non capisci quanto sia incredibile? Hai ragione, Rowan. Lumos. Via. Andiamo a vederci questo posto. Vediamo cosa c'è oltre queste scale. C'è la nebbia, praticamente, usa serie Intil. Troveremo. Attenzione, vediamo un po'. Che figata, comunque, mi è piaciuto come hanno inquadrato la scala. Attenzione, ragazzi. Questo posto è assolutamente incredibile. È freddo, stranamente freddo. Deve portare una delle sale maledette. Mio fratello potrebbe essere vicino. Sbrighiamoci e cerchiamo di trovare qualcosa. Torneremo più tardi con un cappotto pesante. Ok. Chissà dove conduce. Sono già qua, quindi. Per l'uso del corridoio ghiacciato. Ok, va bene. Ok, qua ci possiamo spostare in mille posti diversi. 4, 4, 5. Che gli è Rowan. Ok. Partiamo subitissimo con 5 e via. Ma sì, facciamo anche 4 perché secondo me ce ne vogliono tutti appieno. Ok. Ah, ok, sono continuativi. Perfettissimo allora. Ancora meglio, ragazzi. Esamina colonna. Ok. La statua, no? Interrogati. Chissà se mio fratello ha mai attraversato questo corridoio, sarà qua vicino? Chiedi a Rowan. Rowan c'ha 5 energia, quindi è quello che ci dà più energia in assoluto. Non è incredibile, forse nemmeno Silente c'è mai... Vabbè, è mai stato qua, mi sembra di aver detto. Perché ho la sensazione che ci osservino? Può darsi, ragazzi, può darsi. Ok. Ok. Esamina colonna. Perfetto. Allora, interrogati. Va bene. Rowan come al solito. Forse potremmo riuscire a finirlo, non so, ci proviamo. Come energia non si è messi bene, però adesso la vado a prendere ovunque. Ok, continuiamo il nostro perlustramento, ragazzi. Perfettissimo. Qua abbiamo 4 esamina la colonna. Rowan ha ragione riguardo al freddo, non ho mai provato niente simile prima d'ora. Attenzione. 3, 4, no. No. Ah, ok. Attenzione, ragazzi. Cosa c'è sul pavimento? Andiamo a scoprirlo, ragazzi. Impronte, c'è stato qualcun altro qui? Chi? Come? Quando?
Non lo so, vediamo dove conduce. Attenzione, ragazzi, attenzione. È quello? Dove entrano i ragazzi? È una specie di nebbia. È gelida, non so se possiamo attraversarla, Van. Non dobbiamo farlo. Flipendo addirittura. Va bene. Vai, flipendo. Attenzione ragazzi, la sala ghiacciata è incredibile. Che figata ragazzi, cos'è tipo l'abitazione di Elsa di Frozen? Deve essere una sala maledetta. Cosa facciamo, Van? Apri la porta, studia la porta, scappa dalla porta. Apri la porta. Non mi spavento la maledizione, devo trovare mio fratello. Attenzione. Ah! Un'altra visione? Van, tutto bene? Ho avuto un'altra visione quando ho toccato la porta. Che cosa hai visto? Due stanze, una era buia e piena di libri, l'altra era disordinata, con una porta disegnata con il gesso. Beh, almeno questa non sembra minacciosa come la tua ultima visione. C'è un'altra cosa. Cosa? Tu sei chi? Lord Voldemort? Attenzione, sarà meglio andare, Van. Questo stiamo freddo, questo posto stesso sta avendo un cattivo effetto su tutti e due. Che cosa? Deve essere stregata. Attenzione. Che caspita. Attenzione, Van. No, ragazzi, hanno colpito Rowan. Rowan! Devo portarlo fuori di qui. Capitolo 4 completato, Revelio. Attenzione ragazzi. Capitolo 5, la guarigione di Rowan. Rowan ha bisogno di tempo per riprendersi dalla maledizione che protegge la sala. Occupi del tuo amico mentre continui a indagare sul mistero delle sale. Attenzione ragazzi. Il tuo amico Rowan canna incosciente. Ti avverto io non appena si riprende. 3 ore. Va bene. Quindi adesso che cosa avremo da fare? Soluzione corroborante. Ok, però abbiamo pochissima energia, quindi non ha neanche senso che inizio a farla. Allora, intanto vi chiedo scusa se sentite che la voce è un po' diversa, ma perché praticamente sono influenzato tantissimo e ho tantissimo mal di gola e quindi mi sentirete con la voce un po' così, anche un po' col naso chiuso, quindi vi chiedo scusa in anticipo, però non voglio comunque smettere di registrare perché altrimenti non riesco a portare poi i contenuti e non voglio, quindi comunque in ogni caso vi voglio comunque sempre registrare quando riesco. No, ma che sfiga, dai! 89 di 90 è sfiga, però cazzo, vabbè, ok. Allora, ragazzi, andiamo a fare questa cosa qua. Incontra Myron Wagtail. Ah, minchia, solo 8 ore abbiamo, però. Vabbè, andiamo a farlo lo stesso. È una missione secondaria che è appena uscita. Andiamo un po'. Allora. Ah, qua intanto raccogli. Vabbè, sono arrivato secondo. Vabbè, sempre meglio che niente. Chic babbano, ottimi massimo di stare non è per il più. Ok, il solito. Allora, incontra Myron Wagtail. Vediamo un po'. E dove sarebbe? Ah, eccolo qua. Il celebre aspezzo incantesimi è giunto. Mi prefiguravo il suo arrivo sul dorso della cramatura fatta di nembi. Ci conosciamo? Sono Myron Wagtail, cantante, poeta, provocatore. Questo è il mio complice in fatto di musica, Orsino Truston. È un batterista. Ehi. E questo è il nostro chitarrista, Kirley McCormack Duke. Lascia che sia la sua musica a parlare per lui. Ok. Perché volevate parlarmi? Siamo tuoi fan, Van. Yeah, c'ho pure i fan, ragazzi. Yeah. Mentre fronteggiavi l'avversità, ti abbiamo scrutato dall'ombra. Non in modo malsano. Ammiriamo molto il tuo passato doloroso, apprezziamo la tua splendida disperazione. E la maledizione che ti porti dietro è mitica, diciamo. Continuo a non capire. Volete parlare di mio fratello e delle sale maledette?
No, vogliamo molto di più, Van. Vogliamo invitarti a suonare con noi, i Weird Sisters. La presenza di una creatura dannata come te arricchirebbe il nostro sound. Ma non vi conosco, non so niente di musica. Avrei tempo di prepararti prima del concerto. Volete che faccia un concerto con voi, Hogwarts? Quando? Vieni, Van. Fai una passeggiata con i Weird Sisters. Insieme cambieremo il mondo del rock. E va bene, quindi cioè, entriamo in un gruppo rock a Hogwarts. Il palco è pronto, Van. Incontriamoci in infermeria. Cioè, cos'è il palco in infermeria? Quindi. No, ho sbagliato, sbagliato. Non vai da Rowan. Vabbè. Aspetta, sì, infatti. Ok. Altrimenti, nel senso, vado avanti con la storia, no? Volevo vedere cos'era sta cosa qua. Incontra Mario. Che ci facciamo in infermeria? Non sei l'unica persona che ammiriamo da lontano, Van. Per diventare veri artisti dobbiamo esplorare oscurità, disperazione, solitudine, paura, morte e dolore. E chi più di colui che li comprenda al meglio è in grado di spiegare questi meravigliosi orrori? Ciao, Van. Ben, ma li conosci? No, ma ho notato che ogni tanto mi fissano. Quando abbiamo iniziato a esplorare temi più cupi, la nostra attenzione ha cominciato a rivolgersi a lui. Se l'insensatezza più schiacciante avesse un volto, sarebbe quello di Ben Cooper. Grazie, Myron. Van, vuole unirsi a noi, Ben. Mostragli cos'è l'oscurità più profonda. Aspettate che ho sputato sopra il cellulare. Ok. Comprendi la vera oscurità? Yeah, cazzo. Comprendiamo l'oscurità peggiore di tutte. Ok. Dicono che ho paura di tutto, ma in realtà è il nulla eterno a spaventarmi. Minchia, questa era profonda, ragazzi. Parla con Orsino. Sono in molti a parlare di dolore e futilità, ma Ben li vive davvero. A Kirlay niente. Niente. Vabbè, interroghiamoci. Ma perché Ben non mi ha mai detto di questi qui? Cosa anche se anche noi? Ok. A volte perdo la connessione della realtà e anche della sua importanza. No, aspetta, perché l'ho letto? Vabbè. Immaginatevi che l'ho letto come Ben, non come il tipo qui. Ok. Perfetto. Ben Cooper capisce che l'unica cosa che è importante è che nulla è importante. Yeah. Parliamo con Orsino o parliamo con Ben? Parliamo con Orsino. Yeah, ragazzi, abbiamo completato la missione. Sono in molti a parlare di dolore. E futilità, ma Ben li vive davvero, cazzo. Sei il mago più superbamente malinconico del mondo, Ben Cooper. Non so neanche che ci faccio nel mondo magico. Lo ammetto, ormai mi sono perso. Benvenuti nei Wild Sisters. E ora dalla prossima lezione, Van. Ah, ce ne andiamo di già. Sicuro che stai bene, Ben? Non sto mai bene. Non cambierei mai, Ben Cooper. Bene, mitico. E adesso dove andiamo? In un luogo dove l'apatia più assoluta si scontra con l'eterna angoscia. Cioè, dove cazzarola andiamo, Myron? Prepara la tua mente alla critica definitiva del disincanto. Ti aspettiamo nell'aula di pozioni. Con Piton? Lol, va bene. Vediamo. Cazzo. Succederanno cose adesso, lo so già. Helsing, avrei dovuto saperlo che un giorno ti saresti unito a questi cretini scamiciati. Severo Spitus è un simbolo d'angoscia. Si può imparare molto dal bagliore del suo disprezzo ribollente. Piton è un mito. Pronuncia di nuovo il mio nome e ti farò ingoiare quella ridicola fibbia che hai sulla cintura. Una tipica risposta da Piton. Cosa posso fare per mandarvi via? Vogliamo che studi, vogliono che studi tragedia e tetraggine per capire la loro musica e pensano che lei sia un esperto in materia. So che non divulgherà il suo passato, ma è chiaramente triste, quindi ci accontenteremo delle sue geniali frecciate. Intendi dire che se vi accontento vi toglierete dai piedi? E
e non torneremo fino alla prossima lezione di pozioni. Sarà una bazzecola. Ok, quindi... Ah. Ma sì, dai. Allora, Piton 1, Orsino 4, Myron 3. Vai con Orsino. Vai con Orsino, yeah. Pito mi ha detto che sembra un tu sei chi, che ha perso l'autostima invece del naso. Lol. Va bene. Myron. Ok. Interrogati. Chissà se Piton conosce una posizione che migliora gli insulti. Guarda Kirley. Questo non parla mai. Non riesco a immaginare perché un cantante migliore per voi. Attenzione. Vai con Orsino. Lol, ok. Ok. Allora, mettiamoci qua adesso. Vado a prendere energia, ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, abbiamo accumulato un po' di energia. Vediamo un po'. Una volta Pito mi ha detto che... Una volta Pito mi ha detto che sembra un ippogrifo. Yeah. Facciamo ancora Kirley, che dovrebbe forse darci la stella. Vediamo un po'. Sì. Bella, ci abbiamo fatto a prenderlo. Proprio così. Vediamo. È stato pazzesco. Assolutamente eccezionale. Perché ti sei unito a questi idioti a Helsing? Faremo un concerto. Mi insegnano molte cose, sono i miei più grandi fan. Faremo un concerto, dai, sì. Mi hanno chiesto di unirmi alla band e fare un concerto davanti a Hogwarts, il mio sogno. Non mi sorprende che i tuoi sogni e i miei incubi coincidano. Verrà il primo concerto dei Westchesters? Verrò al vostro funerale se non ve ne andate immediatamente. Una tipica risposta di Piton. Andiamo, Van, è ora di lezione sul dolore. Ok. Vediamoci nella sala grande, Van. Se non sei pronto a morire, forse è il caso che ti abitui dell'idea. Attenzione. Ok. Quindi... Incontra la band, vediamo. Che tra l'altro, aspettate un secondo, a che punto siamo della storia? Siamo ancora alla parte 1. Ciao, buone, cioè non riusciremo mai a completarla. Vedo che hai un nuovo gruppo di stupidi leccapiedi. Pensa se ci lasciassero suonare in sala grande. Mi hai avvelenato il panino? Vedi, Van, Ismelda Mukurk non può fare a meno di saltare le peggiori conclusioni. Ismelda è mitica. Ti odio. Una tipica risposta da Ismelda. Van capisce finalmente il vero significato della disperazione, della paura, della tragedia. Non gli resta che contemplare l'infinita oscurità che si accinge ad avvolgerci. Helsing non è fatto per l'oscurità. Pensate che capire la mente contro te di Smealda mi aiuterebbe a imparare a suonare uno strumento? Grida pure aiuto, resteremo nei paraggi. Pensi davvero di essere pronto, Helsing? Sì. Sì, sono curioso di sapere cosa ti passa per quel cervello contorto. Ultime famose parole. Parole famose. Preparati a morire, probabilmente. Attenzione. Addirittura, sopravvivi a Smealda? Ok. Non c'è neanche un briciolo di cattiveria in te, Helsing, o sbaglio? Colpisci Smealda con la tua cattiveria. Useresti la maledizione mortale. Lo faccio per colazione. Se sono su un nemico, no, sarebbe imperdonabile. Lo faccio per colazione. Devo essere praticamente stronzissimo, capito? Perfetto. E se fossi un dissennatore, ci vedremmo ad Azkaban. Ti flippenderei la faccia, ti metterei a piangere. Ti flippenderei la faccia, è bellissimo. Ti flippenderei la faccia. Poi vi spiegheranno.
Come si fa a filippendare la faccia, però sarebbe divertente vederlo. Niente male, Helsing, sei davvero malvagio, o mi stai dicendo quel che voglio sentire? Non sarei davvero malvagio se ti dicessi la verità, no? C'ha ragione. Dovevi vivere dopo la scuola a Numbergard, a Notturnalley e nella festa di Dan. A Notturnalley. Ah, cacchio. Era giusto l'altro, vabbè. Vabbè, comunque sei riuscito a fare anche a prenderci anche l'altro. Niente male, Helsing, sei più sinistro del previsto. Ho passato un sacco di tempo con Merola, fammi altre domande. Bella questa. Diventeresti Mangiamorte, sarei il loro capo, gli farei una torta e li ucciderei tutti. Sarei il loro capo. Via. Facciamoli sentire quel cacchio che vuole, dai, così siamo a posto. Hai superato la prova, se la prossima volta ti devasterò la psiche. Ma che cosa vuoi fare? Ma cosa? Niente male, Helsing, sei più traumatizzato del previsto. Grazie. Complimenti, Van. Hai scrutato l'abisso dei Wed Sister e ne sei uscito incolume. E ora? Hai dimostrato di essere come noi. È arrivato il momento di razzolare come predichi. Ok. I Wed Sister, parte 1, completata. I Wed Sister, parte 2. I Wed Sister vogliono che tu finisca la band per il loro primo concerto, ma prima dovrai dimostrare di saper vivere come una rockstar. Attenzione. Quindi cosa dobbiamo fare? Vediamoci nella stanza di Manuvatti. Dobbiamo preparare il palco per la più grande esibizione di tutti i tempi. Ok. In uno sgabuzzino? Vabbè. Dove sono Orsino e Carly e Kirley? Cercano ingredienti per la festa. Quale festa? I festeggiamenti per il tuo concerto con i Wet Sisters. Innanzitutto dobbiamo trovare oggetti manufatti adatti per decorare il parco e darci l'ispirazione. Che cosa devo cercare esattamente? Segui l'ispirazione del vuoto interminabile. Ok. Ah boh, io intanto qua all'inizio, ragazzi, ma vi avviso già che sicuramente al momento non possiamo andare avanti troppo perché ho solo 3 di energia e di più non ci va. Poi se ci regalano così di energia va bene. Ok, ragazzi, allora, detto questo, aspettate, intanto prendiamo l'energia dei 20, intanto, che non guasta. Ok, poi, 5, apri l'armadietto. Tanto qua, secondo me, è quello di quelli continuativi. Infatti. Ok, cerca sugli scaffali. E guardiamoci anche queste, e così abbiamo completato l'energia. Che non abbiamo più. Perfetto. Allora, detto questo, usciamo. Andiamo avanti con la storia, che voglio vedere che cosa dice Rowan, che è in infermeria sempre. Ok. Attenzione. Ciao, Penny. Cos'è successo, Van? Madame Pomfrey dice che Rowan non si è mosso. È tutta colpa mia, non è colpa mia, è tutta colpa mia. Finalmente abbiamo trovato una sala maledetta, ma la porta ci ha attaccati con un incantesimo congelatore quando ci siamo avvicinati troppo. Rowan si è fatto male, ma l'ho portato qui il più velocemente possibile. Perché non me l'avete detto? Avrei potuto aiutarvi. Lo so, non avremmo mai dovuto andarci. È solo che volevo disperatamente capire cosa è successo a Ben e trovare qualsiasi indizio su mio fratello. Non fartene una colpa, Van. Rowan, stai bene? Mi sento come se mi fosse passato sopra il nottetempo. Vorrei poter restare qui con te, ma devo andare a pozioni. Anch'io, Van. Madame Pomfrey mi aiuterà ad andare in aula, e poi mi riporterà qui per riprendermi. Il modo migliore in cui potrei onorare la mia memoria è andare a lezione e imparare il più possibile. LOL. Cioè, non sanno proprio divertirsi, striga. E adesso le pozioni, non fare tardi. Rieccoci, ragazzi, allora. Andiamo avanti con la nostra ricerca di oggetti. Allora, guarda i teschi che ci stanno sempre. I teschi non sono mai troppi per i gruppi rock. In effetti c'è ragione. Apri l'armadietto. Più deprimente, meglio è. Mi aspettavo quelli che saltasse fuori un suonatore di cornamusa. Che cazzo vuol dire? Ma allora, perché ce l'ha con le cornamuse il nostro personaggio? Va bene. Ok. Guarda i teschi. Interrogati.
Qua tecnicamente servirebbe questo da 5. E non abbiamo altra energia, uffi. Rieccoci ragazzi. Allora, non siamo riusciti a completare le 5 stelle, ma vabbè, 4 abbiamo comunque fatte. Ho trovato un pugnale smussato, tre orecchini a forma di pistola e una borsa di teschi di pixie deformati. Ottimo lavoro, Van. Io ho trovato un pugno di ragnatele, tre pallini acidi, mangiucchiati in una penna nera. Cosa? Una penna nera? È un'area speciale, il suo potere oscuro grimisce gli abissi del mio animo poetico. Dammela. Perché? Non posso dirtelo, ma è importante, è più importante del concerto. Non vedo come sia possibile, ma te la darò subito dopo il concerto. Qualcosa mi dice che la magia di questa penna mi aiuterà a scrivere una canzone che cambierà il mondo magico. Cos'altro dobbiamo fare prima del concerto? Non lo sai, Van. Per cambiare le cose a volte bisogna distruggerle. Quindi? Raggiungimi la stanza di manufatti Van Helsing. È il momento che tu scopra cos'è davvero il caos. Va bene ragazzi, dai, vi ringrazio ancora per aver seguito questo episodio. Nel prossimo episodio probabilmente si andrà a pozioni e se forse riusciamo a fare ancora un po' dei Wedge Sisters, ma non vi assicuro niente perché manca veramente pochissimo alla conclusione dell'evento, come vedete 8 ore. Qui ci vediamo alla prossima, ciao belli, mi raccomando sempre qua su Venersi TV con Hogwarts Mystery, mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi alla prossima, ciao belli!